pagato 10 euro da un cinese, il vestito è della Guess, l'ho pagato 30 euro e la borsetta della Guess non mi ricordo quanto l'ho pagata. Non mi guardate tanto i capelli perché devo ancora lavarli. Borsa bellissima, leopardata, me l'ha regalata mia sorella. Questi qua sono della prima donna, l'ho pagato sul 25 euro. E questo vestito ce l'ho da almeno 15 anni, l'ho preso dai cinesi. Bellissimo, eh? Allora, scarpe bellissimi verdi, l'ho presi dalla prima donna con 17 euro. Questo vestito ce l'ho da almeno 10 anni, minimo, e l'avevo pagato 50 euro in un negozio a Stresa, è spettacolare, bellissimo. Invece questa tuta intera è della Guess, anche questa l'ho pagata sul 30-35 euro, io vado solo alla ricerca di offerte e ci ho messo queste scarpe che sono semplici, color new, dipende, sinceramente dipende cosa la uso, se io la uso durante il giorno metto sempre delle zeppe, è abbastanza colorata, ci sta bene tutto, invece se la uso per la sera metto dei tacchi un po' più importanti o color nero, neutro o bianco per dargli più importanza. È bellissima, stupenda. Vado. Questa meraviglia, anche questa è della Guess. Gancio. Anche questa è della Guess, ce l'ho da almeno 6 anni e la mettevo con queste scarpe nere, non li posso mettere perché mi sono sfasciate e devo portarle a sistemare. Questi qua sono della prima donna, ce l'ho di almeno anche questi sulla decina di anni, ma mi piacciono da morire mi piacciono. Faccio fatica a buttare via le, faccio fatica a buttare via le scarpe, purtroppo se faccio vedere delle scarpe che ho che sono veramente sfasciate e non riesco a buttarle via. Vi faccio vedere. Guardate che apertura che c'ha, io invece li metto sempre una spilla qua che quando, cioè almeno non mi si apre, non mi si vede l'amica, e la metto sempre o con queste zeppe stupende, altissime, che diventano 1,90 m, sono bellissime bianche questi qua, non mi ricordo dove lo comprate, ma non lo pagate tanto, io non supero delle cifre esagerate. Che bello, a me piace tantissimo questa fantasia floreale, l'ho preso in Italia dal mercato, credo che l'ho pagato sul 15 di euro, stupendo, stupendo, mi piace. Questa giacchettina della Guess, io adoro, non si chiude davanti, rimane così, ah che bellezza,
pantaloni della Compibel. Questo qua è un top, l'ho pagato 5 euro 10 giorni fa. Questa qua è una giacchettina della Guess che a me piace tantissimo, taglio corto, e vi faccio vedere la parte forte. Queste scarpette qua, guardate che le adoro, le ho pagate ben 25 euro 6 anni fa più o meno. Li adoro, infatti li indosso spesso. Guarda che roba, che meraviglia. Poi c'hanno anche le tasche bellissime. Questi invece i pantaloni ce l'ho da 7 anni più o meno, quando ho deciso di venire qua l'ho comprati dal Compibel, bellissimi, mi piacciono. Arrivo. Qua è una maglietta, l'ho comprata da Mango, l'ho pagata pochissimo, anche questa su 5 euro. La gonna invece è della Guess, ce l'ho da qualche anno, non mi ricordo quanto l'ho pagata. Invece questi qua sono i sandali di prima, che l'ho pagati 10 euro e ce l'ho da almeno 3 anni. Guarda, 10 euro ben spesi. Allora, camicia della Guess, me l'ha regalata mia sorella 2-3 anni fa. Gonna bellissima, tipo effetto pelle davanti e dietro, è così, con la cinturina che mi sta oramai larga, e con la zip regolabile, che può essere completamente chiusa, che poi cammini come un pinguino, o leggermente più aperta. E io ci ho messo adesso con questi sandali meravigliosi che stanno bene con tutto, e che si possono abbinare le scarpe come volete. Che meraviglia, piace, piace, piace. Allora, questa qua è un'altra camicia rossa, credo che di Mango. La gonna è, anche questa gonna è di Mango. La camicia non mi ricordo quanto l'ho pagata, la gonna mi ricordo bene che erano 8 euro. Io ci ho messo delle scarpe neutre, color nude, basse, della Primark, che l'avevo pagata 14 euro. Su qua più un outfit da giorno. Vi piace? Bella gente, se vi piace il mio canale, se vi piace questo video, se vi piace questo genere di video, fatemelo sapere, perché sennò vi faccio vedere altri colori. Ho cominciato col rosso, poi deciderò se mettere il rosa, il verde, il nero, ad esempio il grigio ne ho pochissima roba, invece ho tantissimo di bianco, tantissimo di nero, il nero, tantissimo giallo qualcosa, verde tanto. E quindi ditemi il colore e io vi faccio vedere il video. Spero che vi sia stata utile, spero che vi sia piaciuti. Se vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere. E se volete che vi faccia un video del genere, fatemelo sapere, perché non lo so, io provo, poi chi piace alla gente metto. O volete solo che vi faccia vedere la roba che ho nell'armadio, o preferite che le indosso, come volete, fatemelo sapere. Belli, se vi piace questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Un bacione da me e da Mister Gatto e la mia signorina che sta dormendo qua. Grazie, vado a sistemare il bordello che ho lasciato in camera. Ciao a tutti.